Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Iniziamo con la statistica del mese di aprile 2024. Al 30 aprile i fagnanesi erano 12.448. Nel mese di aprile sono nati 4 bambini e sono decedute 13 persone. Un benvenuto e un augurio a tutte le nuove famiglie e nuovi arrivati e un sentite condoglianze e un abbraccio a tutte quelle persone che hanno perso i loro cari nel mese di aprile. Passando al discorso dei lavori pubblici, questa è la tabella dei vari tagli strada che dovranno avvenire nel nostro territorio e qui c'è scritto Open Fiber, sono i lavori per la fibra ottica, lavori anche di Enel e ho chiesto possibilmente all'ufficio lavori pubblici di pubblicare su internet la tabella di tutte le vie con i tagli strada e anche la metratura di dove questi vengono fatti, semplicemente perché sono tanti e a leggerli diventerebbe quasi una litania e quindi per evitare anche per una maggiore informazione e trasparenza chiederò che l'ufficio lavori pubblici pubblichi tutto ciò sul sito istituzionale del comune. Gli eventi del fine settimana e della settimana. Partiamo con quest'oggi venerdì e questa sera alle ore 20:30 presso l'aula magna delle scuole della scuola primaria Salvatore Orru si tengono i saggi del primo anno della scuola CRT. Mentre invece sabato alle ore 15:30 qui al Castello Visconteo, che è la sede del comune, c'è la premiazione del concorso di poesie dedicato a Sergio Belvisi del Circolo Culturale Alba. Sempre sabato alle ore 18 e sempre al Castello Visconteo c'è caffè con l'autore, l'autrice Marina Berta e il libro Storie da riavvolgere. Rimaniamo sempre sulla giornata di sabato, cambiamo luogo e andiamo al Parco Avisaido. L'Associazione Negozianti Fagnanesi dalle ore 19 alle ore 24 promuove la manifestazione Musica sotto le stelle. Nella giornata di domenica invece la mattina alle ore 9:30 in via Aldo Moro parte il trofeo Pistolesi, la tradizionale gara ciclistica che parte da Fagnano e si conclude a Brinzio. Nel pomeriggio, sempre al Castello Visconteo sede del Comune, invece alle ore 17:30 l'opera lirica Le nozze di Figaro. Domenica ci sono anche i saggi di fine anno del Comitato Genitore e questo si svolgeranno all'Auditorium a Cassano Magnago, mentre allo spazio Ozium prosegue sia sabato che domenica la mostra Human Nature. Ricordo invece l'evento istituzionale che è lunedì alle ore 21 il Consiglio Comunale. Al Consiglio Comunale si può venire in sala consigliare a vedere e ascoltare, altrimenti comodamente a casa in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!